Ragazzuole, ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Brawl Stars, episodio numero 2. Dato che il primo video di Brawl Stars qui sul mio canale YouTube vi è piaciuto davvero tantissimo e mi avete dato un sacco di supporto, infatti grazie ancora ragazzi a tutti quanti voi, sinceramente non me lo aspettavo minimamente. E questa cosa mi fa molto piacere perché io ragazzi ormai mi sono completamente innamorata di questo gioco. Infatti per chi mi segue live su Twitch, davvero lo stiamo giocando tutti i giorni e mi piace davvero da morire. Così tanto che alla fine ho comprato anche il Pass Battaglia Plus, abbiamo riscattato in questo episodio tantissimi premi, nuovi brawler, tra cui uno in particolar modo che sarà appunto il soggetto di questo video che vedrete tra poco. Quindi ragazzuoli, siete felici di questo secondo video di Brawl Stars qui sul canale? Mi raccomando, lasciate tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale e vi ricordo per l'appunto che mi trovate in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, quindi se volete vedermi nerdare, spaccare i culetti su questo giochetto o anche solamente per un saluto, io ragazzuoli vi aspetto a braccia aperte. Trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione. Signori, azione completata, ha effettuato l'acquisto. Ed eccolo qua! Eccolo qua! Brawl Stars Plus attivato, signori. Ce l'abbiamo, miei signori. Ce l'abbiamo. Allora, se vabbè, quante robe ho sbloccato. Ok, this is a problem. Dobbiamo aprire un sacco di robe. Un sacco di robe, ragazzi. Un sacco di robe dobbiamo aprire. Potrebbe darmi un leggendario comunque, dopo questa bella sciopazzata veramente malefica, onestamente comunicando. Mettiamo questo. Epico. Non me lo dà, vero? Pezzo di me. Mica ci speravo, ragazzi. Mica se ci speravo. No, ma skin di Jesse. Bellina. Oh, carina però. Sempre di San Valentino comunque mi escono a me, eh. L'altra volta mi è uscita di El Primo. Fa paura. È proprio per quello che è bello. E ci siamo. Ora andiamo all'inizio del pass perché dobbiamo riscattare ogni singola cosa. Prendiamoci ste monete. Prendiamoci questi altri bling. Prendiamoci 1000 monete. Prendiamoci l'altra reaction. Punti energia che sinceramente ci fanno veramente un botto comodo. 100 bling. Porca... Ma siamo pieni, raga. Siamo veramente pieni come una bifocca in calore. 100 di questi. 100 di questi. 1000 di questi. E ora sblocca qualsiasi brawler. Ok, qua sarà scelta particolare, eh? Io vado molto a sensazione. Potrei sbagliarmi, potrei non sbagliarmi, ma la mia scelta definitiva, ragazzi, è Iris. Mi piace da morire. Onesta? Troppo, cioè, sembra veramente figo. Sembra anche forte. Prendiamoci la reazione, prendiamoci qua le star. Raro, purtroppo. Ok, non conosco questi brawler. Conosco Bull, ma non conosco Rosa. Prendiamoci Rosa. Allora, 8 bit l'ho visto, non mi diceva molto. Carl invece non l'ho mai visto. Io vado con lui. Mi ispira lui. Solamente per l'aspetto estetico. Madonna ragazze, quante robe sto sbloccando! Abbiamo finito? Quante robe che abbiamo sbloccato con il pass, ragazzi. Mamma mia, un bordello. Ed eccoci qua direttamente in fase registrazione dal futuro dei pianeti, degli alieni e quant'altro. Come avete visto, mentre che appunto le live su Twitch abbiamo sbloccato il pass battaglia e abbiamo scelto Iris come brawler, perché avendo visto le sue abilità, devo dire che mi ispirava particolarmente tanto. E ovviamente l'abbiamo provata da subito in solo showdown, che peraltro ragazzi ve lo giuro è pieno di gente che timma per wintraddare. Una roba veramente fastidiosa. Vi prego non fatelo. Però devo dire che ci siamo comportati davvero molto molto bene, perché come vedete l'abbiamo portata appunto al grado 21 con 546 coppe e upata a livello 9. Ovviamente io ho messo anche degli equipaggiamenti, gadget e quant'altro. Infatti abbiamo comprato i rifletti colpi, che è davvero incredibile. Ovviamente stesso discorso di prima, essendo che Iris ha davvero poche HP, io ho equipaggiato appunto la difesa, che mi permette di avere comunque quello shield di 900 HP in più, che male non è. E come abilità stellare ho deciso di prendere appunto l'acciaio temperato, che chiaramente questo mi permette di subire l'80% di danni in meno quando sono in ultimate. Che mettete caso che siete in un bush, magari volete mandare l'ultimate avanti e vi pushono in quel momento, almeno prendete davvero molti molti meno danni. O anche comunque se volete sparare la vostra ultimate contro l'avversario, questo vi permette appunto di tankare un pochino di danni. E quindi questo ragazzi, ora direi di andare in solo showdown nella speranza di non beccare nessun teamer win trader maledetto, perché sinceramente mi sono rotta veramente le palline. Vamonos. Vamonos. Quanto l'odio Dynamic, ragazzi. Quanto l'odio, ve lo giuro. Godo. Godo. Ho rischiato qua, potevo evitare le dinamiti, però non pensavo che me le tirasse. Ma l'importante è il risultato. È morto? Bene, ci godo, ciao. Addio.
amici, addio. Ok, arriviamo a 6. Anzi, arriviamo a 5. Non so fare neanche i conti, raga. Vabbè, avevo 3 in matematica. Mi direte. Grazie anche un po' a... In questo caso noi adesso siamo un po' in difficoltà, perché abbiamo Brock, che vabbè, ok, ci sta. Ma il problema è Uomo Sciarpina, che sarebbe Edgar, perché è una mappa, diciamo, secondo me più idonea. Cioè, più forse idonea per lui che per me con Iris, se vi dico la verità. Poi deve finire male. Dobbiamo fare il gadget non nel momento in cui ci jumpa e cercare di buttare tutto il possibile, ragazzi. Però noi siamo in fase un po' camping, purtroppo. Se vado io, so già come finisce. Che se magari ammazzo uno dei due, l'altro mi push. Cioè, purtroppo in una situazione di 1v2 funziona sempre così. Quindi noi aspetteremo. Sincero, godo? Ultimate? Ragazzi, è così che si fa. Andiamo! GG, raga, GG. Qua abbiamo giocato in maniera corretta. In queste situazioni non puoi pushare troppo, devi aspettare. Ho aspettato e ho approfittato per infilarmi come farebbero così freddi. Quindi ottima win. Passiamo alla prossima adesso, però. Molto bene. Oh, raga, ci sono degli Edgar in lobby? No, ragazzi, vi giuro, non strano. Non accade mai di incontrare degli Edgar su questo gioco. Com'è possibile? C'è qualcosa che non quadra, giuro, raga. Godo. Madonna, comunque, cioè, se lo becchi bene con Iris, fai veramente dei danni proprio insani. Diciamo che però la mappa non è che sia probabilmente perfetta per Iris, eh. Perché comunque il centro è veramente stra chiuso, è più per close, massimo mid range, ma non per long range. Ok, so già cosa vuole fare. Cioè, proprio scontato. Giuro, scontato. Se la prenderanno con me. Sono in una situazione critica, ragazzi. Ci sta Buzz che mi farà il culetto, perché poi in close, cioè, ciao ne proprio. Calma. La win più easy della storia. Cioè, l'ho anche hittato Buzz, in realtà. L'ho anche hittato, però... Buzz ha ucciso lui e Buzz è morto per colpa della pozione. Sincera, io ci godo, così imparano. Godo. Ah, un po' di Edgar ce l'abbiamo. Ok, allora vuol dire che è una classica lobby, diciamo, più o meno corretta, ecco. Il problema di Edgar è il fatto che lui fa la ultimate in niente. Cioè, lui può stare camperato nei bush e fa la ultimate. Cioè, lui in questo momento ha più ultimate sicuramente di me. Ok, via Edgar. Ultimate perfetta. Ragazzi, un fenomeno. Oh, qua ho giocato benissimo, raga. Qua ho giocato da Dio. Ultimate perfetta, gadget perfetto. Predict perfetto. Dai, qua ho giocato veramente molto, molto bene. Diciamo, l'unica becca è che ora la mappa comincia a essere più ristretta. E il centro, purtroppo, di questa mappa non è per niente ben Iris. Cioè, sono bloccato ovunque. Ora, c'è da capire dove potrebbero potenzialmente essere. Secondo me qualcuno è qua sotto. Dovrei cercare di ingaggiare quando stanno fightando, perché è il momento migliore, ma... Aspettiamo un attimo. È buono che ho i gadget, non è buono che non ho la ultimate, perché la ultimate mi serve. Niente, ragazzi, non ho fatto in tempo a fare la ultimate perché me lo sono ritrovata addosso. Vabbè. Bella partita comunque, ragazzi. Cioè, top 3, però abbiamo fatto comunque una bella play. Quindi sono comunque soddisfatta della partita. Davvero peccato quella partita di prima, ragazzi. Però purtroppo, come vi dicevo, essendo che gioco da 4 giorni, quindi davvero poco, non conosco le abilità, le ultimate e i gadget di ogni singolo brawler. Quindi magari non so cosa mi aspetta quando c'ho davanti uno o l'altro. Cioè, di molti brawler adesso so come funzionano, è ok. Però di molti altri non so effettivamente come workano. Tipo, non mi aspettavo che prima lui avesse quell'abilità di jumparmi addosso, perché sennò facevo il gadget che prendevo meno danni dall'inizio ed ero molto più tranquilla. E purtroppo questo è una non conoscenza di tutti quanti i brawler e le loro abilità. Però soddisfatta, perché comunque ho giocato abbastanza bene. Ora lui palesemente vuole caricarsi la ultimate, e se carica la ultimate lui contro di me, ovviamente non faccio una bella fine, devo essere sincera con voi. Cerchiamo un attimo di capire. Ok, ha la ultimate. Allora, siamo 4. Mi servirebbe a me la ultimate più che altro, ragazzi. Vediamoci questo. Ah, l'ha appena sprecata. Non lo so, ragazzi. Un po' esotico questo Buzz, vi dico la verità. Vai che muore. Niente, ragazzi, ho perso la mia occasione. Ho perso purtroppo la mia... Ho perso la mia occasione. Ultimate.
Signori, perfetta, giocata perfetta. Sinceramente è un po' strano che lui abbia deciso di andare a prendere il power up. Cioè, per quale motivo? Hai preso un tick di zona e pure un hit. Cioè, non lo so, un po' strano. Però, easy win per noi, con Iris ce la portiamo a casa. Cosa avevo detto, ragazzi? 4? Edgarini? Uomini sciarpini? Ok, attenta a questo qua che è un po'... è un po' esotico, eh? Easy. Un miss abbiamo fatto, ma bene così. Uomo sciarpina, qua ci sta Buzz. Ultimate. Gadget, ultimate. Tutto perfetto, ragazzi. Tutto perfetto. Allora, questo Buzz sta giocando molto, in modo molto particolare. Probabilmente vuole... probabilmente vuole upparsi la ultima. Ecco, appunto. Quindi mi sa che c'ha, ha quel gadget che gli permette di avere tipo la passiva molto più... Molto più grande. Siamo in 6 e sono tutti camperati. Cioè, questa cosa è incredibile. Mi sento in una situazione un po' critica. Perché, ragazzi, Buzz qui c'è. Cioè... Che? È andata meglio del previsto, eh? È andata meglio del previsto, raga. È andata meglio del previsto. Ragazzi, qua purtroppo mi dispiace dirvelo, ma non finirà bene. E invece sì, ragazzi, oh mio Dio! Ragazzi! Oh, comunque gadget è ultimate, ragazzi, on point, eh? Veramente, veramente on point, cioè... mamma mia, è un fenomeno! Lo so, mi sto facendo tanti autocomplimenti, ragazzi, perché, ripeto, per giocare da 4 giorni, cioè, secondo me, credo di essere abbastanza bravina, quindi sono molto soddisfatta. E soprattutto con Iris in una mappa dove, cioè, ripeto, non è propriamente così buona, parliamoci chiaro. Tanta roba questa win! Tanta roba! Ok, Edgar, onnipresente, anche Dynamite. Io non so poi in elo, diciamo, alte... quali brawler effettivamente piccono di più o di meno. Anche perché in questo momento io del meta, per quanto mi riguarda, me ne sto un po' fregando, ragazzi. Gadget perfetto. Purtroppo potrei essere morta. Ok, non mi ha sparato Dynamite, non so per quale motivo. Ragazzi, ma quel Dynamite non sta proprio tirando nulla. Ma è tutto ok? Ha deciso finalmente di attaccare. Ragazzi, qua la situazione... è molto critica. Finirà molto male, ve lo dico. Oddio, invece no, ragazzi! Gadget ultimate! Muah, perfetta! Eppure fuori zona! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Raga, porca miseria! GG! Bella win questa! Inaspettata, sinceramente inaspettata. Allora, è vero che quando uso la ultimate prendo meno danni? E poi c'avevo pure il gadget che riflette l'80% di danni in meno. Cioè, riflette l'80% di danni. Però, mamma mia, unexpected, ci godo. La win di prima, raga, veramente tanta roba comunque. Abbiamo giocato veramente bene. Ovviamente non potevano mancare 4 Edgar minimo, raga. Cioè, non massimo, minimo. Che è ben differente la situazione. Dai, bro. Edgar, questo. Ti piace? L'hai appena preso. Scontro finale, ragazzi. Ma si sono uccisi tutti. Ma com'è possibile? Raga, mo sono io con 2 di power up contro uno che ce n'avrà tipo 550.000. E dai, con 14. Ok, ragazzi, ho ufficialmente perso. Ragazzi, cioè, il game è finito in un millisecondo, cioè, Dynamite con 14 power up è inarrestabile, nel senso. Peccato, potevo fare... vabbè, no, in realtà potevo fare veramente poco e niente, ragazzi, cioè, va bene così, top 2 va bene così. Allora, molto bene. Peccato, uno di vita. No! Vabbè. Mafia del power up e seppure salva... vabbè, non dirò niente, dai. Per questa volta ti lascio vivere. Scherzi, in realtà ti seguirò per tutto l'intero game. Allora, qua
sincera, top 3 con lei che mi ci stava tutto il tempo. Quell'Edgar non so cosa stava facendo. No, top 3, top 4. Ah no, top 4, scusate, mi rettifico. Ripetiamo il danno, caramitta. Appunto. Era, guarda, cioè lo sapevo già. Molto bene. Oddio, questo c'ha già la ultimate. Che rottura di palle. Ragazzi, troppi Edgar, vi giuro, non ne posso più. Ultimate. Il gadget in realtà non serviva utilizzarlo, però ho avuto paura che l'ultimate non bastasse. Ho sottovalutato la mia ultimate. Peccato per il gadget, ma ne abbiamo ancora uno. Situazione 1v2, ragazzi. Allora, ho un gadget, quindi molto buono. Mi servirebbe la ultimate in questo caso, vi dico la verità. Mi servirebbe la ultimate per essere proprio più tranquilla. Gadget, ultimate. Il gadget è stato completamente inutile, ragazzi. Il gadget è completamente sprecato. Ai. Oddio, let's go! Che bella win! Oh mio Dio! Dai, raga! Dai! L'abbiamo fatta? Così! 600 coppettuzze! Belle nel chilling! Anche un drop star! Vediamo cosa ci dà! Non ci darà niente perché tanto è così la vita. Un po' amara. Super raro. Punti di energia per un brawler. Vabbè, vi dico la verità. Mi fanno comodo perché devo upparmi tutti i brawler. Oh, ancora un altro drop star. Super raro ancora una volta perché giustamente la vita è così. Ok. Ancora un altro, ragazzi. Scusatemi. Oh, calma. No, porca miseria, ci speravo. Cosa mi dà? Dammi almeno qualcosa di... Vabbè. Molto bene, ragazzi. Devo dire la verità, ragazzi, è andata abbastanza bene come giornatina. Abbiamo fatto delle belle partitozze con Iris, abbiamo fatto un bel po' di win. Abbiamo ovviamente perso qualche partitozza, top 3, top 4, insomma, un po' di robettine ovviamente succede sempre. Anche perché la mappa non era per niente delle migliori con Iris. E questa cosa penso che concordiate tutti quanti con me. Riscattiamoci anche sta robetta. Perfetto. Tanta roba, raga. Iris come brawler, sinceramente, a me piace. Sicuramente magari sarà più utile in determinate mappe. Non so nemmeno in quali, perché, ripeto, non è che abbia tutta questa esperienza su Brawl Stars. Però per giocare da così poco tempo, sinceramente sono soddisfatta perché sto imparando abbastanza in fretta. Soprattutto perché io non sono completamente abituata a giocare da mobile, se non giochi tipo come Clash Royale o Clash of Clans, che quindi sono molto più statici, cioè letteralmente sei fermo. Quindi tanta roba, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo videozzo di Brawl Stars, spero che ovviamente vi sia piaciuto e se così dovesse essere lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e vi ricordo che mi trovate tutti i giorni live su Twitch dalle ore 17, quindi venitemi a trovare, venitemi a salutare perché vi aspetto tutti quanti. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, fatemi sapere qui sotto nei commenti che video vorreste prossimamente, ovviamente sempre a tema di Brawl Stars, o che brawler vorreste vedermi appunto giocare. Datemi qualche consiglio, qualcosina, che magari facciamo qualche contenuto anche particolare. Detto ciò, ragazzuoli, dalla vostra Cradomist è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Bella a tutti, ragazzi!